Istituto per l'Istruzione Locale Tagore. Universo alternativo. Lezione di storia applicata e interattiva. La professoressa Frisia è la nuova GSS, guida storico-spirituale. Questa è la sua classe. E Frisia si diverte ad insegnare ai suoi ragazzi. Sembra una normale lezione, eppure... Eppure... c'è qualcosa che non va. Frisia se ne accorge. Troppa fissità. Devo chiamare un evidenziatore, pensa. In questo universo alternativo, gli adolescenti hanno cominciato a manifestare degli strani poteri a causa delle mutazioni genetiche seguite ai disastri nucleari del 2010-2011. Ma tutto ciò è guardato con sospetto e i mutati si nascondono, ma non da Frisia, lei non ne ha paura. Andrea è un evidenziatore. Il suo potere gli permette di vedere ciò che c'è al di là dell'apparenza. Ciò che c'è al di là dell'apparenza. E di farlo vedere agli altri. Sindrome di Krebs, pensa Frisia. Sindrome di Krebs. Anche qui sta colpendo, pensa Frisia, la sindrome di Krebs. La scienza ufficiale non riesce a fare niente e i ragazzi continuano a spegnersi dentro. Ma qui forse non servono le medicine. Bisogna agire in modo diverso. So che nascondete i vostri poteri, dice Frisia, ma da me non avete nulla da temere. Allora, chi sono i veggenti in questa classe? Elfio, Meister, bene, chi altro? Kate. Bene, preparatevi a venire con me alla fine della lezione. So che alcuni dei vostri genitori sono impauriti dal vostro potere, ma io so che c'è stato un tempo in cui la veggenza ha molto aiutato la Terra. Ora io, Frisia, vi chiedo di riusare questo potere per salvare la vita dei vostri compagni. D'accordo? Come possiamo vincere la sindrome di Krebs? Plutarco raccontano di una fidene nel 746 a.C.
testarda e ribelle, ma che cascò in uno sciocco tranello perdendo tutto. Ecco, Fidene. Fidene è il posto dove cercare l'antico prezioso. Devo formare una squadra di esploratori. Catrina e Seti, scelte per la loro resistenza, caparbietà e coraggio, hanno il compito di trovare a Fidene un antico prezioso. Non è la loro prima missione, ma non hanno mai incontrato le sirene. Le sirene, questi cuccioli vagabondi, anche loro mutanti, odiano le scuole e sono capaci di tutto pur di inglobare un allievo. Attente alle sirene. Seti vengono isolate, separate. I piccoli mutanti le assalgono con le loro estenuanti e seducenti offerte. Quelli che sembrano normali ragazzi non lo sono affatto. La prima a cadere è Lin, subito seguita da Catrina. Rimane Seti, assediata dalle peggiori, tormentata, afflitta, circondata, ma qualcosa in lei è forte e non cede. Salva. Seti è salva. Tanto Frisia è invece molto preoccupata. Oggi un altro ragazzo ha preso la sindrome. E se gli esploratori non ce l'hanno fatta? Se le sirene li hanno inglobati? No. Devo trovare una strada alternativa. Frisia è molto preoccupata. Ragazzi, la situazione è grave, dice. Mi servono dei teletrasportanti. Ragazzi, se non ci diamo da fare noi, finirà che vi ammalerete tutti. Bene. I teletrasportanti servono a Frisia per evitare il pericolo delle sirene e raggiungere comunque il secondo antico prezioso, come gli hanno suggerito i veggenti. Chandra ed Eli, sintonizzate sulle coordinate dei veggenti, appaiono in uno strano sgabuzzino. Qualcuno entra. Salve ragazzi, cercavate me immagino. Bene, bene, dice l'antico, ci vorrà un po' di tempo. Intanto Seti si aggira per Fidene, aspettando che l'antico che cerca si manifesti. È tanto che cammina. Eccolo, è lui.
L'antico Leardo ha molto da dare e Seti lo ascolta con piacere. Accorgetevi che state vivendo. Questo è quello che io posso dirvi, perché tutto scorre troppo in fretta. Ora ti do un dono che racchiude la mia verità. Tieni. Importante la lealtà, intanto dice il secondo antico. Seti e Chandra hanno riportato i loro doni. Chissà se la GSS saprà come usarli, si domanda Chandra. Frisia cerca. È un antico rito per attivare la forza di questi oggetti sacri e Frisia spera di saperlo eseguire bene. Reza. Sirio. Selim. Importante la lealtà, accorgetevi che state vivendo. Bene. Guarda la luce, Selim. Venite a me. Ragazzi, abbandonate l'oscuro.